Roma, Castel Sant'Angelo. C'è qualche nonno in sala che rammenta la grande Expo di Parigi di tre quarti di secolo fa? Bene, adesso è toccato a Roma. Un'Expo delle regioni d'Italia, sulla riva sinistra del Tevere. La rive gauche del fiume cantato da Enea, l'eroe dei due mondi dei tempi di Omero, il mondo greco-turco e quello albano-laziale. Ma bando agli scherzi, la mostra delle regioni d'Italia, cominciamola subito dalla Sardegna, trionfo dell'artigianato. Paglia intrecciata, terracotta e tantissime bambole. È la riprova che l'Italia è più unita di quel che non sembri a parole. State a vedere. Passate dall'aspra Sardegna ai pampini assolati della Sicilia, all'ombra del carabiniere. Vino, prodotti dell'artigianato locale. Al suono del marranzano e al frinire delle cicale, all'ombra dei fichi d'India, riecheggiano le antiche canzoni di gesta e a cantarle sono i pupi. Il paladino Orlando ci narra le guerre dei re franchi contro i mori. Allora non c'era il petrolio, ma la storia trova sempre il modo di ripetersi. Aspettate e vedrete. Tevere Expo 77, la mostra delle regioni. A idearla e a volerla a Roma è stato l'Istituto Nazionale per le Tradizioni Popolari, d'accordo con gli enti regionali dell'industria e dell'artigianato locale. Un'occasione per viaggiare in poche ore attraverso l'intero stivale. Lombardia e Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Ogni regione ha dato il meglio di sé. Ne è saltata fuori l'immagine di una Italia autentica, protostorica e preindustriale, lontana dal consumismo. Un popolo di artigiani dediti al cucito, al ricamo, al tombolo, nonché a tornire l'argilla, a fabbricare pupazzi di legno o di creta, ai quali affidare quei sogni di gloria che sono rimasti rinchiusi nei cassetti della fantasia o della cassa del mezzogiorno, che in fondo è lo stesso, solo che costa molto di più. Dalla Calabria alla Basilicata la storia non cambia di molto. La regione è più piccola e i più piccini sono i suoi pupazzetti. E ancora vini, rami sbalzati, borse lavorate a mano, pizzi e merletti. Siamo approdati in Puglia, il profondo sud italiano, la Lombardia del meridione. Questo è l'altro volto d'Italia, a ognuno il suo. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, percorri la penisola in auto oppure in treno. Lontani sono i tempi dell'era industriale. L'Italia torna a vivere nel tempo prenatale, sempre più pluralista, sempre più regionale. Riscopri la penisola, la fase artigianale. C'è il sole, c'è la musica, ci sono poi le masse, tornate al Medioevo per colpa delle tasse. E così approdiamo al Molise, la regione in più che suona le sue campane per farsi sentire. L'Italia che non scorda le tradizioni, spirito religioso e corredi nuziali. E tradizioni gastronomiche che tornano alla luce nello stand dell'Abruzzo, forte e gentile, spaghetti e coperte copriletto finemente lavorate. Bisogna dire che i romani e i turisti hanno accolto con curiosità l'iniziativa di questa mostra mercato. Sul far della sera, accarezzati dal ponentino, sono scesi sulle rive del Tevere a dare un'occhiata ai padiglioni, a scherzare con le ragazze in costume. Un mondo minore, piccolo mondo antico, del ver sempre nemico. Vino, merletti, legno, rame e terracotta lavorati a mano. Merletti, legno, terracotta e rame, vino lavorato a mano. Siamo sempre lì, anche nello stand del Lazio, l'Italia riconosce se stessa. Casomai c'è una scelta decisa, vini dei castelli, è naturale. In fiaschi e in bottiglie, in damigiane e boccioni, in botti e in bicchieri, col caldo che fa è un piacere sorseggiare un sorso di cannellino. Procediamo, risaliamo la penisola, dal Lazio all'Umbria, terra di artigiani per eccellenza. Ed è così che scopriamo che le tradizioni più luminose della nostra penisola, l'arte con la maiuscola, pittori, scultori, eccetera, eccetera, hanno il loro background, il retroterra e il retrogusto in un popolo che brulica di semplici artigiani, magari del legno e della terracotta. Roma
Roma non farà stupida stasera. Dammi una mano a faglie di De Sì. Prestami il ponentino, più marandrino che c'hai, e un friccico de luna, se no so guai. Se i piedi so gonfi, da tutto quel gran girare, fermati un momentino a bar per riposare. Non sappiamo se ci avevate pensato. Fatto così, come in un riassunto, in un condensato da Reader's Digest, il Giro d'Italia in 3-4 ore presenta qualche vantaggio. Dalla Sicilia alla Toscana, dove nel frattempo siamo approdati, il passo è breve. Si risparmia tempo e denaro, nonché benzina. Al massimo si consumano le suole delle scarpe. E poi si ha la conferma, nonostante la confusione delle lingue e dei dialetti, che nonostante tutto l'Italia è davvero una. Cambiano i dettagli. Là si privilegia la lavorazione del rame o del legno di ulivo, qua il cuoio intagliato, gloria dell'artigianato toscano. Ma andiamo più su, più su, più su. Scavalchiamo la famosa linea gotica. L'Emilia Rossa ci attende. Emilia Romagna, si capisce. Regione sanguigna e organizzata, la terra delle cooperative agricole e di consumo è scesa a Roma in forze per presentare la vasta gamma delle sue specialità. Emilia Rossa, di Lambrusco e di Sangiovese, che si accompagnano bene ai bianchi tortellini. Culla del compromesso storico, regione campione di un modello di nazione laboriosa, fervorosa, tesa al futuro e attaccata alla tradizione. L'Emilia è anche Faenza, la sua ceramica. Anche qui il passato non si smentisce. Possono mutare i regimi politici, le vicende, le fortune, ma non cambiano le abitudini. Ma in fondo, da queste immagini italiane così diverse nel loro ripetere i motivi di fondo, artigianato, 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 un po' di vino e artigianato di nuovo, si ricava l'idea di un'Italia dove vivere è stata sempre un'avventura. Vivere è un'arte, questa è la verità. Del resto, se l'Italia oggi sfuma nelle sue regioni e Roma rimane accucciata sul Tevere, l'orizzonte vero è quello europeo, se non altro come mercato del nostro artigianato.